Voci.fm, il sito delle voci. Francesco Pannofino su Voci.fm, grande doppiatore, oltre che attore, Denzel Washington, le voci, George Clooney, insomma chi più ne ha più ne metta, e poi anche un cartone come Pipipupu e Rosmarina. Allora, che differenza c'è tra dare la voce a un grande attore e dare la voce a un personaggio di un cartone, in questo caso un lupo? Ma guarda, intanto il lavoro va preso tutto seriamente, eccetera. Se vogliamo proprio dire la differenza tecnica, per quanto almeno secondo me, è che il cartone è più faticoso, perché comunque devi intanto riempire una bocca disegnata, animata ma disegnata, e poi dopo comunque sono un po', sempre un po' sopra le righe i personaggi dei cartoni animati, quindi forse è un po' più faticoso, però insomma è altrettanto divertente. Poi dipende anche, appunto, quando fai il doppiaggio, dipende anche chi doppi, che film stai facendo. Ci sono volte in cui ti diverti, che è bello, eccetera eccetera, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. In questo caso sì, perché il film di Dalò, Enzo Dalò, grande artista, ha fatto questo film che insomma ha avuto una gestazione credo abbastanza lunga, ed è un film che piace ai bambini ma anche ai grandi, perché non bisogna farsi ingannare dai disegni o dalle voci dei bambini e dei protagonisti, ci sono anche spunti interessanti per gli adulti. Francesco, ma è più facile e più bello, ti senti più realizzato quando fai l'attore, ci sei oltre che con la voce anche in carne ed ossa, o quando dai la voce a qualcuno comunque grande? No, beh, il lavoro è tutto bello, perché poi è quello che volevo fare da bambino, e quindi questa è già una grande soddisfazione per un uomo. E chiaramente un attore, quando si può esprimere anche con la faccia, è più completo, ma questo non toglie nulla alla professione, cioè alla serietà del lavoro del doppiaggio, dove è vero, tu fai comunque, partecipi a un film già fatto, insomma l'attore che tu doppi ha già recitato la sua parte, però bisogna ridare le stesse emozioni in un'altra lingua, che sembra facile ma non è. Quindi è un tuo sogno da bambino quello di fare il doppiatore, ma non c'avevi sta voce? No, il doppiatore non sapevo manco che volesse dire. Ah, l'attore quindi. Cioè l'attore in generale. Sì, avevo tre sogni: calciatore, giornalista e attore. Poi il calciatore giocavo bene ma non al punto da, e il giornalista bisogna essere troppo ficcanasi e io non lo sono, e alla fine l'attore, perché mi sono accorto di avere del talento, diciamo, interpretativo, più che altro me l'hanno fatto accorgere i miei amici e le persone che mi stavano vicino. E allora ci ho provato e è andata bene. So che adesso i doppiatori non fanno più vedere il film prima da doppiare, per cui magari capita una mattina tu ti alzi triste e vai a doppiare una cosa che fa ridere, o viceversa, no? Però ci si fa l'abitudine. Ma sai, nel lavoro mio purtroppo le condizioni personali bisogna lasciarle a casa. Certo che siamo persone, uomini e donne, quindi abbiamo le nostre momenti anche di malinconia, di tristezza e problemi nella vita. Naturalmente tutto questo va lasciato da parte quando vai a lavorare, sennò poi viene, se ti porti le tristezze nella vita, sul lavoro è difficile che venga bene. Purtroppo bisogna farci l'abitudine, però insomma se mi sveglio triste me la faccio passare. Un consiglio, e chiudiamo, ai giovani che vogliono fare l'attore, il doppiatore, un consiglio da Francesco Pannofino? Ma consigli, sai, ognuno ha la sua storia, il suo talento, la sua faccia, la sua voce, eccetera. Bisogna individuare dentro di sé se c'è il talento adatto per poter fare questo lavoro, perché bisogna esserci portati per fare gli attori o le attrici, e quindi essere molto severi con se stessi, ma ce l'ho i numeri per farlo, e poi provarci e non abbattersi al primo ostacolo, provarci da giovani però, perché poi quando si supera una certa età è difficile, provarci da giovani, che si ha più la faccia tosta per andare avanti, per proporsi e anche per superare le prime difficoltà. Un saluto affettuoso a Voci.fm da Francesco Pannofino e vi auguro ogni bene. Ciao, a presto. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.